Allora, per il format vi tengo compagnia per i minuti iniziali di questo seminario online sull'accountability e in particolare sull'uso dei dati aperti come forma di accountability. Vedo che qualcuno scrive buongiorno, nessuno lamenta il fatto che non mi senta o non mi vede, quindi do più o meno per scontato che tecnicamente questo webinar funzioni correttamente. Buongiorno, ben arrivati. Vi dicevo, io sono qui semplicemente a tenervi compagnia per qualche minuto, un po' per darvi qualche elemento di contesto rispetto a questo seminario, più in generale ai seminari che abbiamo tenuto nel corso di questa settimana, quantomeno andranno avanti fino a domani con l'ultimo conclusivo, e più in generale sulla cosa che ci interessa forse un po' di più rispetto al seminario di oggi e a questa settimana in particolare, cioè la settimana dell'amministrazione aperta. Immagino vi sia capitato di imbattervi in questi giorni eventi organizzati nell'ambito di questa settimana dell'amministrazione aperta, quindi abbiamo pensato potesse essere utile aprire questo webinar dandovi qualche indicazione rispetto a che cosa si tratta, cosa sta avvenendo e chi ci sta lavorando. L'idea alla base è quella di Open Government Partnership. Immagino vi sia capitato di sentirne parlare. È un accordo multilaterale stipulato tra paesi diversi. In questa mappa potete vedere colorati con scale di verde differente tutti i paesi che in questo momento aderiscono per Government Partnership. Vi sarà facile capire che più o meno, se le volessimo chiamare le democrazie avanzate, le democrazie moderne, sono direttamente coinvolte in questo progetto, che è assolutamente interessante, che si pone l'obiettivo di coinvolgere i governi di tutti i paesi ad implementare azioni specifiche sul territorio nazionale dedicate ai temi cari al governo aperto, quindi più o meno quelli di cui trattiamo oggi: la trasparenza, l'accountability, la partecipazione dei cittadini, tutto quello che di base compone il paradigma del governo aperto, e che poi grazie Open Government Partnership, in parte grazie alle azioni che vengono implementate sui singoli piani di azione OGP che tutti i paesi portano avanti, diventano parte integrante del modo in cui la pubblica amministrazione di quel paese porta avanti iniziative specifiche sui temi del governo aperto. Noi in Italia ci siamo arrivati abbastanza presto, nel senso che credo che Open Government Partnership sia partito nel 2011. Noi abbiamo presentato il primo piano nazionale di government, primo piano d'azione nazionale Open Government Partnership nel 2012. Sono piani biennali, quindi ne è seguito un altro, poi un altro ancora, e quindi siamo arrivati all'attuale terzo piano di azione OGP. Copre il biennio 2016-2018, quindi è quello che c'è adesso. Ed è un piano estremamente ambizioso. È una cosa, insomma, è un L'Italia in questo momento è uno dei paesi che sta portando avanti in maniera più seria e più strutturata la propria iniziativa OGP. Inizialmente erano 34 azioni, poi se ne sono aggiunte altre. Peraltro sia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che il Comune di Roma Capitale sono direttamente coinvolti con delle azioni specifiche proprio su questo piano. Questo anche per dare qualche link tra OGP Italia e il seminario di oggi. E ripeto, è un piano ambizioso, è un piano che a sua volta è estremamente accountable, proprio perché parliamo di accountability oggi. Guardando il sito di OGP in Italia, che è questo qui che vi mostro, che risponde al dominio estremamente semplice open.gov.it, potete dare un'occhiata a quelle che sono le azioni e monitorare il loro stato di implementazione. Quindi a sua volta lo stesso piano di azione OGP, che promuove azioni di trasparenza, a sua volta si rende trasparente, si rende monitorabile a chiunque sia all'esterno, e funziona grazie al contributo proprio di tutte le pubbliche amministrazioni, che in questo senso svolgono una sorta di azione corale per portare avanti il piano d'azione Open Government Partnership. Proprio riguardo alla coralità, proprio riguardo allo sforzo condiviso di pubbliche amministrazioni differenti e incrociando questo elemento con quello della comunicazione, lo scorso anno si è rinnovato anche quest'anno, nell'ambito di Open Government Partnership Italia, si è deciso di dare visibilità a tutto quello che la pubblica amministrazione sta facendo su questi temi attraverso una settimana dedicata, se volete, al tema della divulgazione. In sostanza si tratta di raccontare quello che si sta facendo, quelle che le pubbliche amministrazioni stanno facendo in tema di open government con delle azioni specifiche. Quindi da questa esigenza nasce la settimana dell'amministrazione aperta, che appunto è la risposta all'esigenza di comunicare quello che sta avvenendo in tema di open government in Italia. Sia la
l'anno scorso che quest'anno è stata un'iniziativa assolutamente ambiziosa. Io credo che ci siano, credo più di un centinaio di iniziative in tutta Italia dedicate al tema dedicate a temi vari che più o meno vanno dall'open data, all'accountability, alla partecipazione dei cittadini, qualunque tipo di iniziativa riconducibile ai temi del governo aperto, può essere raccontata dalla pubblica amministrazione, all'interno della sezione dell'amministrazione aperta in modalità differenti. Ci sono qualcuno, anzi il mio collega Gianluca in chat mi corregge e rilancia, le iniziative di questa settimana dell'edizione 2018 della settimana dell'amministrazione aperta sono circa 300, quindi immaginate che grosso sforzo possa essere stato per tutte le pubbliche amministrazioni, ed è una cosa che fa assolutamente piacere, ci dà la dimensione di quanto appunto l'open government all'interno della pubblica amministrazione italiana stia attaccando bene. Vi dicevo, le modalità in cui le pubbliche amministrazioni hanno scelto di raccontarsi attraverso la sezione dell'amministrazione aperta sono le più svariate, ci sono molti webinar, del tutto simili a quello che stiamo facendo oggi insieme, ma ci sono anche molte iniziative sul territorio, ci sono dibattiti pubblici, ci sono seminari dedicati. Su questa mappa, che trovate l'indirizzo più in basso open.gov.it/ssa, che è l'acronimo della settimana dell'amministrazione aperta, potrete vedere collocate su mappa tutte le iniziative dove sono in questo momento. Vi dicevo, non si tratta soltanto di iniziative online, ma molte sono sul territorio. Questo vi aiuta magari a orientarvi, a capire se ne avete qualcuna più prossima e se vi va di partecipare direttamente. Il sito peraltro è molto comodo, vi permette di selezionare, di filtrare gli eventi organizzati per tipologia, per data, per tipo di tema trattato durante quello specifico evento, quindi diventa una bussola, a metà tra una mappa e una bussola per orientarsi rispetto alle più di 300 iniziative di questa settimana dell'amministrazione aperta. Noi come Formez abbiamo portato avanti alcuni webinar, uno per ogni giorno dei primi 5 giorni della settimana dell'amministrazione aperta, oggi siamo al quarto, quindi siamo al giovedì di questa settimana, abbiamo iniziato parlando di trasparenza e informazione in Europa. Siamo andati avanti con un webinar molto carino sulla cyber security, organizzato peraltro in collaborazione con Agid, che se ne occupa più direttamente. Ieri abbiamo parlato di trasparenza e comunicazione partecipativa, oggi abbiamo deciso di affrontare insieme ai relatori del webinar di oggi il tema dell'accountability, quindi di come la pubblica amministrazione può raccontare quello che sta facendo, può rendersi rendicontabile nei confronti dei cittadini, adesso vedremo un po' meglio di che cosa si tratta, attraverso l'open data, che è un tema molto grande, che è un tema che può avere dentro tutta una serie di cose. Oggi decidiamo di parlare dei dati come momento di accountability, come momento di trasparenza, come possibilità di interazione, di base di dialogo tra cittadini e pubblica amministrazione. Domani, webinar conclusivo sul nuovo giornalismo pubblico e uso dei social media nella pubblica amministrazione. Con questo seminario si concludono i 5 webinar, col seminario di domani, perdonatemi, si concludono i 5 webinar dedicati alla settimana dell'amministrazione aperta. Vi parlo di cioè dei webinar nel loro blocco, perché come sempre avverrà anche per questo webinar, tutto quello che è stato portato avanti da Formez attraverso questi seminari negli ultimi 4 giorni e fino alla fine della settimana dell'amministrazione aperta è assolutamente ritrovabile sul nostro sito, sulla nostra piattaforma che è 20PA, sia la registrazione integrale dei seminari già svolti che le slide utilizzate dai vari relatori. Trovate tutto disponibile online con licenza aperta, in piena logica di governo aperto e di condivisione delle informazioni. Rapidamente arrivo al seminario di oggi, che come dicevo è dedicato al tema dell'accountability, come i dati possano svolgere la funzione di migliorare la trasparenza e la rendicontabilità dell'azione pubblica. Lo facciamo grazie a tre relatori prestigiosi sul webinar di oggi. Iniziamo con Mario Nobile del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il quale negli ultimi anni ha portato avanti delle iniziative estremamente significative come Open Cantieri, come i dati aperti del Ministero. Mario potrà parlarne certamente meglio di come faccio io. Flavia Marzano è il secondo intervento di oggi di Roma Capitale, che ci racconta quello che ha portato avanti la città di Roma, che al quale
come redazione di Formez e di questo web, facciamo gli auguri per il lancio ieri del nuovo sito web della città di Roma Capitale. Infine c'è l'esperienza del Comune di Palermo con Ciro Spataro, grande animatore della comunità open data italiana, civil servant e civic hacker contemporaneamente. Adesso Ciro vi racconterà un po' meglio qual è il suo lavoro come dipendente pubblico e quali sono i suoi interessi che poi in qualche maniera coincidono e si sovrappongono al suo lavoro rispetto alla sua attività di hacker civico. Io vi voglio giusto dire due cose prima di lasciare la parola a Mario Nobile. La chat che già avete utilizzato per il buongiorno e per darci le prime informazioni è assolutamente aperta e non moderata da noi, quindi qualunque domanda, qualunque cosa dovesse venirvi in mente da chiedere ai nostri lettori di oggi, continuate a usare questa chat. Noi come staff Formez ci preoccupiamo di riproporre le domande che verranno fatte ai relatori di volta in volta. Infine, ve l'ho già accennato prima, torno a ripetervelo, la registrazione integrale del seminario di oggi e i materiali resi disponibili ai nostri relatori trovate tutto su questa pagina di Eventi PA, peraltro è la stessa pagina da cui vi siete iscritti a questo webinar, quindi insomma è la modalità più comoda per ritrovare le informazioni. Al link che credo sia attivo qui in basso, a conclusione del webinar, ci troverete quasi contestualmente alla conclusione del webinar le slide dei nostri relatori, e questo pomeriggio dovremmo riuscire a pubblicare anche la registrazione integrale embeddata da YouTube, che a sua volta può essere diffusa. Io credo di avervi detto tutto, chiederei a Mario di aprire la sua webcam e il suo microfono, contestualmente a Gianluca di proporre le slide di Mario. Ecco Mario, a te la parola. Grazie, buongiorno a tutti, mi sentite bene, giusto? Ok. Buongiorno a tutti, come veniva anticipato, noi abbiamo partecipato sia alle iniziative OGP, Open Government Partnership, che alle iniziative Open Data che sono state lanciate quest'anno. Io in queste slide, ma è una carrellata di iniziative, ma voglio commentarle con voi. E sono ovviamente disponibile a rispondere alle vostre domande. Allora, i dati, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è veramente vasto perché, come vedete da questa slide, noi ci occupiamo di ferrovie, strade, autobus, porti, quindi di tutte le infrastrutture e di tutti i veicoli o mezzi di trasporto che si muovono su queste infrastrutture, ma non solo perché per la parte lavori pubblici. Ci occupiamo anche di casa, di edilizia residenziale pubblica, c'è il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che emana delle normative tecniche, quindi è un mondo molto vasto, considerate che sono stati accorpati quattro ministeri all'interno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il nostro approccio è stato di iniziare a individuare i dati interessanti e utili sulle infrastrutture e sui trasporti e anche sulle diverse linee di attività che vi raccontavo prima. Per esempio, in questa slide vedete che una serie di informazioni molto molto interessanti sono quelle, ad esempio, del parco circolante dei veicoli o dell'anagrafe dei conducenti, ma ne parleremo nel seguito. Perché aprire i dati? Questa slide rappresenta, noi l'abbiamo chiamata il tridente di azioni del Ministero. Inizialmente abbiamo pensato agli open data, quindi a come rendere fruibili e disponibili le informazioni relative a tutti i nostri settori di competenza. Ci sono due altri progetti che sono stati avviati, che si chiamano Open Cantieri ed Open Trasporti. Open Cantieri è nato per la necessità di trasparenza sulle opere strategiche e sulle opere pubbliche in generale. Open Trasporti vuole andare nella direzione di mettere a disposizione i dati in tempo reale relativi ai trasporti. Perdo un po' di tempo su questa slide perché è importante far capire il nostro ragionamento sulla evoluzione dal semplice catalogo, dal semplice dataset di Open Data alle attività che poi si possono svolgere sopra. Open Cantieri è nato con le 32 opere strategiche, le cosiddette grandi opere della legge obiettivo, e si è allargato a più di 1.000 interventi di ANAS,
di Rete Ferroviaria Italiana, quindi interventi più piccoli della grande opera, ma che hanno un senso molto importante, perché pensate che alcuni porti italiani non avevano quell'ultimo miglio ferroviario, quindi quel collegamento che consentiva un'intermodalità del trasporto, quindi il container arrivava all'interno del porto, però poi non c'era quel piccolo collegamento che consentiva l'immediata fruizione del trasporto ferroviario per quel container. Siamo andati oltre, questo lo vedremo tra qualche slide, perché è nata anche l'esigenza di dare maggiori informazioni, non solo quelle relative alle opere, ma anche quelle relative all'impatto paesaggistico, ad esempio, alle immagini satellitari che ci fanno vedere come un'opera viene calata all'interno del territorio e come in effetti lo trasforma, perché la grande potenza dei dati, lo dico a tutti i partecipanti che ovviamente conoscono bene questi concetti, è poi quello di rendere giustizia, di rendere in maniera reale ciò che veramente accade. Purtroppo quando invece non viene fornita questa informazione, può succedere che ci siano delle incomprensioni o addirittura delle ipotesi che poi non sono reali. E questo purtroppo sulle grandi opere, sulle opere strategiche, succede molto spesso. Open Trasporti, tutti noi utilizziamo oggi app di vario tipo, piattaforme tecnologiche di diverso tipo, che si basano su un unico concetto fondamentale, cioè sul fatto che i dati in tempo reale siano disponibili. Su questo lo vedremo più avanti. Purtroppo c'è un problema culturale perché troppo spesso i singoli gestori, i singoli soggetti ritengono che il dato in tempo reale sia propria prerogativa o comunque serva al proprio business, alla propria attività. Andando avanti, ecco, sul primo elemento del tridente, noi siamo arrivati a circa 35 dataset disponibili sul portale Open Data, che è dati.nit.gov.it. Questa attività è stata sviluppata insieme al Formet, infatti ringrazio oltre a Salvatore Marras, Sergio Agostinelli e Luca Tamburano che ci hanno dato una grossa mano nello strutturare anche lo strumento informativo che è ovviamente open source e basato su piattaforma SICAN. Quindi non mi dilungo su questo, lo andate a vedere, ma ci sono tutte le informazioni e tutte le possibilità che SICAN offre per fruire di questo dato anche attraverso API, quindi anche attraverso interfacce di programmazione. Qui c'è il dataset degli scioperi, perché pensate che sul nostro sito l'informazione più richiesta è proprio quella degli scioperi, perché le persone giustamente vogliono sapere se riescono a tornare a casa, oppure se c'è uno sciopero. Ci sono diverse informazioni, ma ripeto, su questo vado velocemente perché preferisco commentare, con voi alcune cose più particolari. Ho già detto che partecipiamo all'OGP italiano con i due progetti Open Cantieri, o meglio Opere Pubbliche 2.0, perché lo stiamo facendo evolvere, e Open Trasporti. Open Cantieri lo andate a vedere, adesso sto andando un po' velocemente, torniamo indietro. Allora, Open Cantieri sta evolvendo proprio per la necessità di dare non solo le informazioni di targa delle grandi opere, o comunque delle opere incluse all'interno del portale, ma anche cercare di aprirsi alle immagini satellitari, come dicevo prima, è un altro concetto che è stato introdotto di recente dal legislatore, che è quello del dibattito pubblico sulle opere, sulle grandi opere. Per cui questo portale si sta trasformando e vuole diventare anche il luogo di palestra per queste attività di dibattito pubblico che sono fondamentali, sia da parte di chi progetta e realizza le opere, sia da parte dei cittadini che devono comprendere quali sono le logiche alla base della progettazione di un'infrastruttura importante. Per Open Trasporti abbiamo già realizzato questo portale dove stanno confluendo i dati in tempo reale di alcuni operatori, di alcuni soggetti che gestiscono il trasporto. L'evoluzione è quella di essere ancora più concreti
in quelli che sono le porte d'ingresso nel nostro paese, cioè gli aeroporti. La prossima settimana abbiamo anche un incontro con diverse società di gestione aeroportuale, perché considerate che noi abbiamo circa 160 milioni di passeggeri che entrano negli aeroporti italiani. Gli aeroporti principali sono i tre sistemi, Fiumicino Ciampino per il sistema romano, Malpensa Linate per il sistema milanese con Bergamo e quello di Venezia. Questi tre aeroporti hanno la parte più importante nell'ingresso e nell'uscita dei passeggeri italiani. È lì che Open Trasporti avrà la prima palestra reale, perché vogliamo aumentare l'esperienza di viaggio degli utenti, dare delle informazioni che sono strategiche. Pensate, la prima informazione che ci è utile quando viaggiamo in aereo è sapere se il nostro bagaglio è stato imbarcato nella stiva dell'aereo. Ebbene, queste informazioni sono disponibili, ovviamente c'è una certa complessità nel reperirle e noi siamo arrivati alla conclusione che è fondamentale che ci sia un ente pubblico come il Ministero che faccia da garante rispetto ai diversi soggetti che poi forniscono o utilizzano questi diversi dati. Io vado molto velocemente perché abbiamo poco tempo, purtroppo, ma ovviamente mi soffermo sulle parti più importanti. Sui dati dei trasporti, in questa slide vedete tutto quello che noi abbiamo identificato come informazioni disponibili all'interno del Ministero. Quindi andiamo dal parco circolante che ho citato prima, agli eventi in tempo reale, a processi, ad anagrafe dei conducenti, alle concessionarie, ad esempio, del trasporto pubblico locale. Vado avanti perché non. Ecco, dati della motorizzazione, questi sono fondamentali. Io devo ancora ringraziare il collega Vitelli e i colleghi Calchetti, Adriana Brasiello, che ci hanno dato una grossa mano per aprire informazioni come il parco circolante dei veicoli, che sono di tale interesse, di fondamentale interesse, che c'è stato il data journalism, ci sono stati articoli, elaborazioni e riprese di questi dati molto importanti. Mi fermo un attimo sui dati della motorizzazione, perché un altro dato fondamentale è quello dell'anagrafe dei conducenti. Pensate che diversi soggetti, l'ultimo se non sbaglio è Federtmeus, che è l'associazione dei rivenditori di pneumatici, elaborano i dati sulle patenti e sul parco circolante per un discorso di sviluppo economico. Quindi torniamo all'utilità dei dati aperti, non solo trasparenza, non solo accountability, ma anche possibilità di creare servizi di valore aggiunto per chi opera, per gli operatori economici che vanno a conoscere nel dettaglio informazioni strategiche per loro. Su Open Cantieri ve lo andate a vedere, ma insomma l'interfaccia è molto semplice. Abbiamo cercato anche di strutturare con delle torte e con dei KPI, dei Key Performance Indicator, quindi degli indici abbastanza semplici da comprendere. Anche su Open Cantieri vi racconto questo aneddoto: siamo stati contattati da un'associazione di rivenditori di calcestruzzo, i quali chiedevano una frequenza di aggiornamento più intensa dei dati sulle opere strategiche. Noi abbiamo chiesto il perché, e loro ci hanno spiegato che all'interno della filiera di costruzione, i rivenditori di calcestruzzo sono gli ultimi ad essere pagati, quindi loro erano molto interessati a conoscere gli stati di pagamento, i certificati di pagamento, per poi indirizzare i loro associati a richiedere il pagamento di quanto dovuto. Quindi anche qui, nato per un'esigenza di trasparenza e di accountability, in realtà vediamo che Open Cantieri è utilizzato anche da operatori della filiera per dei servizi di valore economico, perché giustamente è utile sapere quando c'è stato il pagamento da parte di una pubblica amministrazione come ANAS o RFI, per poi procedere a ottenere i crediti dovuti. Questi sono appunto i KPI che vedete con una grafica abbastanza semplice. Ancora KPI.
una sorta di diagramma temporale, perché poi spesso la richiesta che viene fatta è a che punto siamo, quanto manca per ottenere il completamento di un'opera. Questi sono, diciamo, due esempi di link. Considerate che tutte le attività di Open Cantieri sono fatte in congiunzione con il DIPE della Presidenza del Consiglio e con altri soggetti pubblici, perché abbiamo capito che fondamentalmente avere una propria banca dati non ha un grande significato se poi i dati della propria banca dati non vengono confrontati con quelli di altri soggetti, di altre amministrazioni. In questo caso vedete che ci sono dei link sia a Open Coesione che a Open CUP, che sono due strumenti formidabili per avere informazioni complete sul finanziamento di alcune opere. C'è ovviamente il rilancio al portale Open Data delle informazioni raccolte con Open Cantieri. Quindi nella logica che vedevamo prima, in dati.mit.gov.it io posso scaricare tutte le informazioni che ho visualizzato in Open Cantieri ed elaborarle per gli scopi che mi sono, diciamo, dato. Questa è l'evoluzione che abbiamo anche inserito all'interno della piattaforma OGP, Open Government Partnership, e quindi Esplora i Cantieri, l'integrazione con immagini satellitari. Vedete, è fondamentale. L'esempio di Esplora i Cantieri, ci sono due esempi di Esplora i Cantieri. Uno è sulla TAV Torino-Lione e l'altro è sull'autostrada A2 del Mediterraneo, la vecchia Salerno-Reggio Calabria. Quando andrete su Esplora i Cantieri, vedete che in base alle immagini satellitari è possibile vedere il reale impatto di un'opera in base alle immagini satellitari. E qui torniamo a quello che dicevo prima. Spesso non fruire di questi dati, non disporre di questi dati, non consente di avere una situazione più chiara anche sull'inserimento paesaggistico di alcune opere che, ripeto, hanno degli impatti ovviamente, ma hanno anche dei benefici incredibili in termini di connessione del nostro paese al sistema europeo o al sistema mediterraneo. Qui c'è un altro esempio dell'autostrada del Mediterraneo. Vedete, c'è un'immagine satellitare che può essere con una tendina spostata per vedere cosa c'era nel 2012, cosa c'è nel 2015. Altro esempio che trovate sul sito è la riforma dei porti. È una riforma recente che ha portato ad un accorpamento di alcune autorità portuali. Qui vedete tutta una serie di informazioni che riguardano i collegamenti, le connessioni, gli interporti, l'ultimo miglio del quale parlavo prima, quindi la possibilità che il porto sia collegato via ferro alla rete ferroviaria nazionale, e quindi tutte le informazioni che consentono non solo di studiare ed elaborare, ma pensate anche ad investitori esteri che si possono rendere conto di quante connessioni ci sono rispetto ad un'area di interesse per un insediamento industriale, per un'attività produttiva e quant'altro. Abbiamo inserito anche, qui ci sono gli interventi del PON Infrastrutture e Reti, che sono localizzati nelle aree del Mezzogiorno e che hanno importi finanziari importanti per potenziare la logistica dei passeggeri e delle merci in quelle aree. Ci sono i dati sulle ciclovie nazionali, anche qui abbiamo un dataset specifico all'interno del portale, ci sono anche delle infografiche. Sapete che già da 2 anni con la legge di bilancio precedente abbiamo finanziato diverse ciclovie nazionali che vedete qui rappresentate, e anche questa è un'informazione fondamentale non solo per gli amanti della bicicletta e per chi vuole effettuare cicloturismo, ma anche per le attività economiche che sono sottese al cicloturismo e comunque alla mobilità ciclistica. Vado velocemente a concludere.
Sul sito, nel portale, trovate anche il contatore degli alloggi RP. Abbiamo parlato di infrastrutture, abbiamo parlato di trasporti, ci sono anche le strutture, in questo caso parliamo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il contatore è stata una volontà del ministro per cercare di sollecitare le regioni e gli enti attuatori a rendere fruibili e disponibili tanti alloggi che erano sfitti o vuoti perché magari mancava un piccolo lavoro di manutenzione o una caldaia o il rifacimento di un bagno. Quindi anche qui trasparenza, accountability, ma anche impulso ai diversi soggetti attuatori nell'accelerare sulle operazioni che andavano fatte per poi rendere disponibili alloggi che in realtà non lo erano più. Sono andato velocemente sulle slide perché volevo fare qualche commento più che una carrellata delle attività che abbiamo fatto. Il commento è sicuramente deve esserci forte volontà, forte dedizione per aprire i dati in una struttura pubblica, però voglio lanciare un messaggio di speranza perché devo dire all'interno del Ministero. Citavo prima i colleghi della motorizzazione, è stato molto semplice realizzare insieme questo lavoro perché c'è la sensibilità giusta per capire che un'informazione, può avere un valore ampliato, rispetto alla struttura di pertinenza nel momento in cui appunto viene pubblicata, viene rielaborata. Io sono convinto che nel giro di quest'anno, al massimo del prossimo anno, noi apriremo veramente quasi tutti i settori del Ministero. L'altro elemento importante su cui mi voglio soffermare è la collaborazione tra i diversi enti. È importantissimo che noi, anche tramite il Formez, che su questo ci fa un pressing corretto e fondamentale. È importante che noi iniziamo a interagire tra pubbliche amministrazioni, perché sarebbe un peccato andare avanti in questa corsa ad aprire i dati e poi non renderci conto che è l'integrazione del dato il vero elemento vantaggioso, non tanto il fornirlo, perché una banca dati è molto autoreferenziale, non ci rendiamo conto che esistono dei dati non corretti finché non scambiamo informazioni con qualcun altro. Quindi il messaggio importante per me è questo, la collaborazione. Adesso, citando il CAD, dovremmo parlare di cooperazione applicativa e di interoperabilità, ma in termini molto più semplici, è fondamentale che i dati comincino a essere scambiati tra pubbliche amministrazioni. Il secondo punto che voglio lanciarvi e che voglio discutere con voi è il fatto che dobbiamo renderci conto che anche nelle strutture private serve un'operazione culturale, un'operazione di evoluzione, perché troppo spesso ci rendiamo conto quando noi parliamo con i soggetti che hanno il compito di effettuare il trasporto nei vari tipi, quindi ferroviario, aereo, marittimo, eccetera. Ci rendiamo conto che poi ognuno vuole realizzarsi la sua app e pensa che i dati in tempo reale siano propri e comunque di forte interesse per il proprio business, per la propria attività e quindi di fidelizzazione della propria clientela. In realtà non è più così. Il turista che da San Francisco arriva a Fiumicino, non va a scaricarsi l'app di un singolo gestore, probabilmente ne ha una sul suo telefono, sul suo smartphone, e quindi dobbiamo fare in modo che quei dati siano aperti e fruibili da parte anche delle app che il soggetto in questione ha sul suo telefonino. Quindi questa, secondo me, è la sfida che dobbiamo cogliere. Troppo spesso sto vedendo che in qualunque stazione ferroviaria, marittima, aeroportuale, mi viene chiesto di scaricare l'app di riferimento. Ecco, io non posso andare in giro con 500 app installate sul mio telefonino. Questo ovviamente non lo faccio io e non lo fa quasi nessuno. Quindi dobbiamo fare questo ulteriore passaggio, questa ulteriore crescita e cercare di renderci conto che il dato non è mio, il dato è
della collettività, sicuramente se io sono in grado di integrarlo e di garantire una serie di funzioni, quel dato è utile anche al mio business, alla mia attività. Questo è un elemento importante. Io direi, vi ho illustrato un po' a grandi linee la nostra attività. Se ci sono domande, adesso sto guardando la chat, ma è abbastanza ingestibile perché vedo forse 300-400 interventi, quindi mi riferisco a Gianfranco, non so se tu Guarda hai Mario, domande. sì, guarda, è arrivata qualche domanda, ma in qualche modo hai già risposto nel corso della tua presentazione. Io mi prendo l'ultimo minuto che resta per questo intervento per rilanciare, lo dico da utente, quanto quindi è interessante e affascinante l'idea che i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esposti in questo modo diventano a loro volta infrastruttura dell'economia della conoscenza. Cioè, così come le opere fisiche diventano la base su cui economie diverse possono scambiare fisicamente i propri beni, allo stesso modo i dati del Ministero trasversali, con un taglio ampio come quello che ci hai raccontato nel tuo intervento, stiano diventando parte della stessa infrastruttura, o meglio, permettono a queste infrastrutture di dialogare su piattaforme differenti. Ed è interessante, ripeto, proprio perché è il compito che ci si aspetterebbe da una situazione così importante, importante e illuminata in questo senso, come il Ministero che si sta portando avanti ad accogliere quelle che poi diventeranno le basi per l'economia di qui a qualche anno. Grazie, grazie mille Mario, grazie per il tuo intervento. Ci teniamo particolarmente a farti raccontare queste cose durante questo seminario. Detto questo, io chiederei a Flavia di aprire la sua webcam e il suo microfono. Eccomi, buongiorno. Ecco, perfetto. Gianluca ha appena lanciato le slide. Grazie mille Mario. Flavia, io ti sento ma non ti vedo Adesso ci provo, ancora. Ecco. ecco, dovreste, eccomi. Ci sono. Adesso ti vedo e ti lascio la parola a te, Flavia. Grazie mille, grazie davvero, sono proprio molto contenta di essere in questa settimana attiva anche con voi perché sono davvero cose su cui lavoriamo da tempo insieme con molti di voi e quindi mi fa proprio piacere esserci. Poi, vabbè, per chi mi conosce sa che ho questa strana mania per gli acronimi e ne ho inventato un altro che è ROSA, proprio per voi, ovvero parlerò di cosa facciamo a Roma, open, semplice e accountable. Vado avanti io, giusto con le slide? Con qualche caveat ovviamente, ma alcuni dei miei pensieri sono engagement è un valore e crea valore. Le tecnologie sono una soluzione a volte, ma non sempre sono la soluzione. Partecipazione attraverso le tecnologie, purtroppo, si rischia di riprodurre le stesse dinamiche che esistono già nel rapporto politica-cittadino. La consapevolezza è un obbligo da parte dei cittadini dei propri diritti, della politica, dei propri doveri. Io vorrei andare avanti, ma non so se come fare perché non. Flavia, puoi tranquillamente usare le slide, portare avanti e indietro se mai ti dovesse servire Ci va, le è slide andata. attraverso quei due Non tasti che vedi. funzionava, scusa. Ecco. Ok, partiamo dalla R quindi di Rosa, che è Roma, velocemente. Sapete forse, molti di voi sanno che a Roma ci sono 15 municipi, noi lavoriamo sul sedicesimo, noi intendo nell'assessorato Roma Semplice, che è internet dove ci sono milioni di persone, italiani, stranieri, abili, disabili, bambini, bambine, lavoriamo su questo. Ieri, notizia di ieri, ho visto che qualcuno mi scrive congratulazioni per il portale, grazie. L'abbiamo lanciato ieri. Fresco di giornata davvero, con tutti i limiti che ha ovviamente una cosa nata ieri che è ancora in beta, ma è veramente un forte programma di trasformazione digitale. È una cosa in cui abbiamo creduto fortemente, è un bando fatto dalla Consiliatura Marino, che abbiamo trasformato perché era fatto in epoca, se possiamo dire, purtroppo nelle tecnologie si parla di epoche. In un'epoca davvero molto diversa da come ora, per dirne solo una, non esistevano ancora le linee guida dell'AGID per la gestione dei portali della pubblica amministrazione,
ma abbiamo anche voluto integrare cose che non erano previste, in particolare la partecipazione, che è una cosa su cui davvero crediamo fortemente. Quindi standardizzazione della modulistica è una realtà molto complessa. A Roma ci sono, oltre al numero di abitanti, ci sono veramente tanti dati incredibili, un giorno ve li racconterò in un altro incontro, ma abbiamo voluto rendere la documentazione uniforme, usabile, accessibile e ovviamente la piattaforma è responsive e è utente-centrico e accessibile. Le novità che vi dicevo, l'area partecipa in primis. Abbiamo fatto ben due consultazioni su questo portale a giugno e a luglio dell'anno scorso. Abbiamo avuto 5.000 più o meno domande, proposte, richieste, cose veramente interessanti. La URL del nuovo portale è la stessa realtà del vecchio, è comune.roma.it, poi ovviamente come Gianfranco suggerisce, cliccando lì si fa prima. Abbiamo ricevuto moltissimi suggerimenti della consultazione. Questo mi suggerisce di poter dire oggi più che mai, visto che parliamo di accountability, che è davvero importante, importantissimo, coinvolgere tutti gli attori e noi abbiamo coinvolto chiunque avesse voglia di dire la sua, perché ci sono arrivati dei suggerimenti fantastici, li abbiamo recepiti praticamente tutti quelli che erano in costruzione verso idee, progetti. La valorizzazione dei contatti, solo 3 click, abbattimento dei silos organizzativi, era veramente una situazione ormai anche un po' sclerotizzata, vogliamo, se vogliamo, dal tempo, e la standardizzazione dei processi redazionali. La situazione anche in termini di redazione era drammatica. Avevamo 39 siti delle strutture capitoline, disomogenei ovviamente, indipendenti ovviamente, dove ogni redattore faceva più o meno quello che nell'ambito del suo settore riteneva opportuno, ma non c'era nessuna uniformità. Quindi questo rendeva anche il cittadino molto più complessa la navigazione. Adesso c'è un portale unico. Prima c'erano servizi che erano un po' sparsi all'interno del portale, la struttura del portale era la tassonomia, la gerarchia dei vari dipartimenti dei servizi. Adesso è uno spazio unico dove trovare l'intera offerta e in particolare non è più la descrizione di com'è la struttura della pubblica amministrazione romana, perché ovviamente al romano non è tenuto a sapere che deve andare al dipartimento A, che al dipartimento B o al dipartimento C, ma invece è tenuto a sapere che cosa gli serve, che cosa gli serve, servizio scuola, trova nell'ambito i servizi tutti insieme. 5 fonti informative non allineate prima, fino a 9 livelli di navigazione, era veramente complesso. Adesso 18 aree tematiche omogenee e ogni servizio si aggiunge i 3 click, finalmente. L'area partecipa è quella a cui tengo di più. Per chi mi conosce, è così, conoscere, proporre, collaborare. Ma anche per quello che dicevo prima, i dati ci hanno dato ragione, le proposte che sono arrivate al portale sono davvero molto interessanti, quindi abbiamo fatto bene a metterlo in partecipazione. C'è un'altra cosa importante, in ogni singola pagina, oltre ad avere sulla destra un piccolo segnala, in fondo a ogni pagina c'è ti è stata utile questa pagina. E quindi il cittadino potrà dire sì, no, non mi è piaciuta, oppure va bene, non va bene, aggiungo. Veniamo a noi, del portale ho parlato anche ieri abbastanza, quindi poi ne riparleremo un'altra volta. Torniamo a noi, accessi e trasparenza, abbiamo rivisto l'ultimo regolamento accessi, era del 2003, quindi ovviamente molto antico, non prevedeva il FOIA, ovviamente perché era precedente, l'abbiamo rivisto di recente, è in via di conclusione l'iter, ha fatto l'iter in primis aiuto, adesso ci arrivo, dalla giunta e poi è stato passato a tutti i 15 municipi, adesso dovrà fare un ulteriore passaggio amministrativo e per finire poi di nuovo in assemblea capitolina. Il piano triennale l'abbiamo approvato una settimana fa per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. Quindi arriviamo alla O di Rosa. Rosa è l'open government, non abbiamo dubbi. Il nostro ABC, Open ABC, l'abbiamo declinato, abbiamo iniziato, ma arriveremo alla Z prima o poi. Abbiamo incominciato con l'open agenda, la mia agenda online, tutti sanno che cosa sto facendo oggi a quest'ora. Abbiamo fatto open bilanci, i bilanci lo sapete sono obbligatori, è obbligatoria la pubblicazione dei bilanci online, ma li abbiamo resi, come si vede dal grafichetto open bilanci, comprensibili anche a chi di bilanci non capisce, soprattutto abbiamo messo online gli ultimi 10 anni di bilanci, quindi uno può fare il confronto tra la giunta Marino, la giunta Alemanno, la giunta Raggi.
ed è un modo più semplice per garantire la comprensibilità e l'accountability appunto sui bilanci. Open Code, open source, sì, abbiamo fatto una delibera a ottobre del 2016, a oggi abbiamo installato circa 8.000 licenze LibreOffice e stiamo continuando a lavorare in quella direzione. Ovviamente il portale Open Dati, Open Data, torno indietro un attimo, sugli Open Data abbiamo fatto un'altra cosa che è mettere insieme di ogni settore capitolino con una persona di riferimento nell'ambito degli Open Data, in maniera che pur restando lì dov'è, ci aiuti a esportare in Open Data i dati del proprio settore. Arriviamo alla S, Roma Semplice. Qualcuno giustamente quando all'inizio di questo mio mandato ha detto ma insomma certo Roma Semplice è un ossimoro, suona come ossimoro, capisco bene, diciamo che è un obiettivo, mi piace di più vederlo come un obiettivo. E siamo partiti dall'eliminazione dei silos organizzativi, oltre a quello che dicevo prima sul portale, quindi una definizione di progetti di innovazione trasversali, perché non può che essere così, non si può continuare a lavorare per silos. Semplificazione e efficienza interna abbiamo purtroppo ancora ad oggi, ma per poco, perché abbiamo fatto un atto di indirizzo, 73 aree organizzative omogenee. Pensate che i carabinieri di tutta Italia ne hanno una sola. Ne vorremmo avere una sola anche noi, si può fare, e quindi abbiamo fatto partire il lavoro di reingegnerizzazione di tutti i processi per arrivare a una sola area organizzativa omogenea. Ce la faccio? Sì, va bene, questo spero la conosciate, l'articolo 3 della Costituzione che richiede la partecipazione di tutti, l'articolo 9 del Codice dell'amministrazione digitale ovviamente ci aggiunge lato partecipazione anche la parte tecnologica ed è su questo che abbiamo lavorato e che vogliamo lavorare sul 16° municipio, nessuno escluso, perché se c'è più facile accesso c'è maggiore trasparenza, perché se c'è più facile trasparenza c'è più facile accountability ed è su questo che vogliamo lavorare. Abbiamo tuttavia una forte consapevolezza, purtroppo i dati Eurostat ci dicono che il 20% degli italiani non è stato mai in internet e si parla tra i 15 e i 72 anni, se non ricordo male i dati, ma comunque non soltanto l'anziano come uno si aspetterebbe. Quindi abbiamo fatto quelli che abbiamo chiamato PROF, punti, altro acronimo, ma va bene, mi scuserete, sono così, e sono punti Roma Facile, cioè punti dove il cittadino che deve fruire di un servizio online. Abbiamo molti servizi online, alcuni esclusivamente online, come iscrivere il figlio a scuola, ma non è capace. Va presso questi punti Roma Facile, che sono nelle strutture municipali, ma anche in altre sedi istituzionali, nelle biblioteche, nei centri anziani, può trovare qualcuno che lo aiuta a fare il servizio. Quindi di fatto gli insegna a pescare, anziché regalargli un pesce, e gli insegna quindi avere più competenze digitali che garantiscono ovviamente una maggiore partecipazione. Altri strumenti del 16° municipio, il forum permanente cittadino dell'innovazione, ma vi racconterò un'altra cosa fra poco su questo, la comunità interna degli innovatori, che ovviamente è anche questa molto importante, l'amministrazione di Roma Capitale ha tantissimi dipendenti. Sono sicura che tra questi ce ne sono centinaia con grandi competenze, con grande passione e grande voglia di innovare. Li lasciamo dove sono, ma ci mettiamo in squadra, facciamo una comunità per cui la persona è alla ragioneria, ma competenze anche digitali, innovazione, resta lì perché parla il linguaggio dei suoi colleghi in termini di ragioneria, ma lo prendiamo nella comunità perché parla anche la nostra lingua e insieme riusciremo a innovare di più e meglio. Il gruppo interdipartimentale che vi dicevo prima sugli Open Data, abbiamo fatto una consultazione ma non è ancora pronta, a breve ci sarà il sistema unico di segnalazione. Vi dicevo dei servizi online, sono una settantina, sono tutti su Speed i nostri servizi online, chiedo scusa. Un'altra cosa che abbiamo fatto di recente, a novembre, in realtà ormai tempo corre. Voi sapete che a Roma esiste DigitRoma Wi-Fi, che sono degli hotspot che permettono di accedere gratuitamente online alla rete. Se uno di voi non è romano ma viene a Roma per vacanza, per lavoro, non importa, ma ha già accesso a Speed perché è già accreditato con il sistema
sistema pubblico di identità digitale non ha bisogno di reinventarsi una nuova username e password, può fruire di questo, anche questo è uno spazio in più di apertura. Lo faccio dire da chi lo ha detto meglio di me, che cosa si intende per accountability, che cosa noi vogliamo fare per accountability, e sono necessarie soluzioni innovative per aiutare a creare città incentrate sulle persone, dove i cittadini sono coinvolti nell'influenzare il modo in cui vivono e interagiscono nella loro comunità. E questo che è sicuramente rende più difficile il lavoro dell'amministrazione perché, ma diciamoci la verità, se siamo 10 amici, dobbiamo decidere dove andare in vacanza, uno vuole andare al mare, uno in montagna, uno in una città d'arte italiana, una città d'arte all'estero, e litighiamo per un giorno intero. Alla fine andremo a fare trekking in Tibet, ma se lo abbiamo deciso insieme, ci andremo insieme volentieri, anche se io magari preferivo andare al mare. Quindi questo è influenzare il modo in cui vivono e interagiscono nella loro comunità. Quindi arriviamo alla accountability. E lì che siamo, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato la settimana dell'amministrazione aperta, in realtà con qualche giorno di anticipo, venerdì scorso, proprio con Open Coesione, con dei ragazzi di un istituto tecnico industriale fantastici. Lo dicevo prima, che se avessimo una classe così ogni 100 il nostro paese sarebbe molto migliore. Veramente seri, competenti, appassionati e tecnologi parlavano di big data, di open data, di sentiment analysis con una competenza e una passione che faceva veramente un grandissimo piacere. Lunedì ero a Roma all'apertura di questa settimana, il portale open data, il regolamento accessi di cui parlavo, il piano triennale di cui accennavo prima, l'accordo con il team digitale sulla Data Analytic Framework e il nuovo portale di cui vi ho detto. Oggi pomeriggio alle 4, per chi è a Roma, c'è anche un Eventbrite per chi si vuole iscrivere, facciamo un evento sulla mobilità sostenibile in cui si parla di auto elettriche ma anche di intelligenza artificiale e mobilità. Domani pomeriggio, sempre nell'ambito della settimana, facciamo lo sviluppo delle competenze digitali con delle testimonianze sia sui punti Roma Facile di cui vi parlavo prima, sia con le esperienze di Agid, di ANCI, della Regione Emilia-Romagna e della Toscana. Vediamo se va avanti, sì, questo è il concetto vogliamo lavorare ovviamente su Citizen Empowerment con i dati al centro, quindi il portale Open Data ha una sezione in cui ci si clicca su e si può partecipare, si può suggerire, si può segnalare, c'è un indirizzo mail dove chiediamo di mandarci eventuali suggerimenti, informazioni, critiche, perché no, vanno bene anche quelle, purché servano per migliorare il portale che serve poi per tutti. L'accordo, vi accennavo, con il team digitale di Diego Piacentini, permette a Roma di utilizzare la loro piattaforma Big Data, che è una piattaforma sviluppata ad hoc per rendere accessibili e riusabili i dati di Roma Capitale, incentivando ovviamente trasparenza e partecipazione, semplificare l'interoperabilità, perché se ne parla, boh, almeno da 10 anni, ma forse di più, l'interoperabilità tra i dati della pubblica amministrazione, ma di fatto non è proprio fantastica, possiamo lavorare per migliorarla, ottimizzare i processi di analisi, generare conoscenza, promuovere il riuso dei dati anche giustamente per la realizzazione di servizi da parte delle imprese. Cose fatte, che cosa faremo? Questa è una cosa, la faccetta ci fa capire un po' di terrore quando l'ho visto. Arrivati a Roma abbiamo verificato che il software dei servizi anagrafici, quindi di anagrafe, elettorale, stato civile, era lo stesso dai primi degli anni Ottanta. Soprattutto rinnovato senza gare se non gare di assistenza, quindi rinnovato perché sì, allo stesso fornitore. Abbiamo ovviamente fatto una gara e dal 1 gennaio di quest'anno, ovviamente tenendo per 6 mesi in parallelo le due piattaforme, ma abbiamo un nuovo fornitore, non che io volessi cambiare per forza il fornitore, poteva vincere anche quello precedente, ma con gara. E questa è anche accountability, secondo noi. Abbiamo fatto, qualcuno di voi forse lo sa, Comuni Innovano, ovvero mettiamo in comune l'innovazione, incontri con tutti quelli che vogliono, tutti gli assessori all'innovazione che abbiamo incontrato già i primi di ottobre del 2016 la prima volta e poi in diverse sessioni successive. Da Milano a Reggio Calabria, passando per Bologna e non mi ricordo dove ancora, ne abbiamo fatti altri, eventi in cui ci siamo confrontati tra
assessori e tecnici all'innovazione per dire tu come l'hai fatto, tu come hai risolto questo problema, qual è il tuo problema, come lo possiamo risolvere insieme. Ne faremo altri, fatene altri voi, vengo volentieri se sono tematiche di mia competenza. Le consultazioni e il nuovo statuto. Il nuovo statuto è passato in Assemblea Capitolina una settimana fa, prevede una serie di interventi specifici sulla partecipazione e verranno ovviamente regolamentati dai regolamenti interni. Questa è un po', se vogliamo, la visione di insieme su come vogliamo la casa digitale del cittadino. Ci piacerebbe che il cittadino potesse, ovviamente, a partire dalle competenze digitali, che non può che essere così, quindi i punti Roma Facile da un lato, la formazione, il forum degli innovatori, ma sopra le infrastrutture che possono essere sia fisiche, ovviamente, ma anche poi logica comunque con sistemi come SPID, la piattaforma unica di segnalazioni, ai servizi applicativi e quindi il portale istituzionale. Ma io devo avere uno spazio in cui mi sento a casa online, in cui mi vengono segnalate le informazioni, in cui trovo la mia vita da cittadina nel mondo digitale. Cose fatte, abbiamo fatto l'anno scorso l'International Open Data Day che abbiamo chiamato Roma Mappare, proprio con la mappatura di alcuni dati, un hackathon. Questa è una cosa che mi piace lanciare e suggerirvi perché spero che la vogliate cogliere. Voi sapete sicuramente che il 22 aprile è la giornata mondiale della Terra, l'Earth Day. L'anno scorso era un sabato, quest'anno sarà la domenica, sarà forse ancora più facile farla. L'anno scorso abbiamo inventato il Green Open Data Day, copiatelo, ci piace, è solo Creative Commons by SA, quindi facile da copiare. L'idea nostra era lavorare con le tecnologie open data, ma per la Terra, perché è la giornata della Terra. E quindi vorremmo che diventasse un evento nazionale, magari anche europeo, perché no, mondiale. Intanto, se volete farlo, lo rifaremo anche quest'anno, dobbiamo ancora decidere su quale tematiche, ma il Green Open Data Day credo che avesse anche un hashtag, se non mi ricordo male, che è GOOD, forse con l'anno alla fine, ma insomma, lo rivedremo. Roma e la partecipazione. Abbiamo fatto consultazioni sul bando UIA, l'Urban Innovative Action, abbiamo fatto bande di partecipazione per la mobilità sostenibile, sul PUMS, sui servizi per la mobilità, vabbè, forse queste sono cose più relative alla romanità, sul nuovo Viale Marconi, il piano sociale cittadino, nuovo cinema Aquila, un progetto europeo che si chiama Smart Dissipate. La nostra agenda digitale, l'agenda digitale di Roma Capitale è stata fatta con audizioni sia di persone, di entità, diciamo di diversi stakeholder, quindi associazioni, imprese, università, ma l'abbiamo anche messa online, è stata online un mese, l'abbiamo anche declinata in ottica di genere. Il portale, ve l'ho già detto, ha avuto due consultazioni, così come il sistema unico di segnalazione. Obiettivi, ho quasi finito. I diritti. Questi sono, secondo noi, i diritti del cittadino all'identità digitale, all'informazione, ovviamente alla protezione dei propri dati, alla partecipazione, all'accesso e all'inclusione digitale, alla fruizione dei benefici che le tecnologie ci offrono e alla formazione. Sulle obiettivi e strategie, openness e trasparenza. Noi dobbiamo rendere trasparente la pubblica amministrazione, contemporaneamente rendere abile, enable, abilitare il cittadino ad osservarla mediante forme di controllo sull'azione di governo, abilitare interazioni costruttive tra pubblica amministrazione e cittadini. Obiettivi e strategie da adottare, il software libero ve l'ho detto, a proposito il portale è basato su un CMS open libero, le mappe del portale sono tutte su OpenStreetMap, adozione di open standard, formati aperti, obbligo per la pubblica amministrazione di distribuire i propri archivi, quello che da sempre, anche nella mia vita precedente, abbiamo definito open by default, open metadata, open access, adozione di modelli di licenza aperti. Accesso ai dati, alla rete, ai procedimenti, tutto quello che arriva fino al Freedom of Information Act, ovviamente. Ho concluso. Laboratorio Roma, vorremmo che fosse un laboratorio nazionale per la trasformazione digitale. Il tutto con la forte, fortissima consapevolezza che Roma, seppur grande, seppur fantastica, con persone meravigliose che ci lavorano con grandissima competenza, e ringrazio ancora oggi, se qualcuno di loro mi sente,
sul lavoro durissimo e fortissimo che hanno fatto per la messa in online del portale in tempi accettabili, ma da soli non andiamo da nessuna parte. Nessuno sa tutto, ognuno sa qualcosa insieme, quindi con tutti gli stakeholder, con le università, con le associazioni, con i singoli cittadini, con chiunque vorrà collaborare da noi, con noi possiamo insieme arrivare a lavorare alla trasformazione digitale. E concludo con la condivisione, bene sì, ci crediamo davvero, vogliamo condividere tutte le nostre slide, tutte quelle che io ho fatto negli ultimi 18-19 mesi, ormai sono 19 esattamente ieri, sono 19 mesi che faccio questo mestiere, tutte le nostre slide sono sempre state con sotto licenza Creative Commons by SA. Ho finito, grazie. Flavia, grazie mille. Io per prima cosa rilancio i tanti complimenti al nuovo sito che sono arrivati via chat. Non so se hai avuto modo di darci una Qualcosa scorsata ho per scorso, ma sapere. ovviamente con un po' di difficoltà, ma grazie a tutti davvero. Ok, ti sono arrivate alcune domande, ne abbiamo selezionate tre. La prima so già che ti è particolarmente cara, se siete riusciti a quantificare il risparmio nel passaggio software open source, ma più in generale nell'approccio open source e nell'approccio aperto. Allora, mi è molto cara perché il software libero ci lavoro da quando più o meno da quando faccio consulenza, ho fatto consulenza alla pubblica amministrazione. Non sono d'accordo con l'approccio. Il mio approccio è che il software libero deve essere adottato dalla pubblica amministrazione perché evita lock-in, evita incatenamenti, non perché risparmio. Poi se genererà risparmio ovviamente saremo. Nessuno può essere più felice di noi perché il budget di questi tempi è drammatico. Però il motivo per cui una pubblica amministrazione, a nostro avviso, deve adottare software libero, il motivo per cui noi lo abbiamo adottato è perché genera maggiore accountability e maggiore trasparenza, perché io posso vedere esattamente che cosa fa il mio codice e soprattutto mi evita quel lock-in per cui questa pubblica amministrazione è stata 30 anni incatenata allo stesso fornitore. Appena avrò dei dati, sicuramente spero di averli presto, ve li darò volentieri anche sull'eventuale risparmio al passaggio a software libero, certo. La La seconda seconda domanda, la anche qui credo leggo, che sia sì. un'iniziativa che hai seguito direttamente, riguarda i punti Roma Facile. La domanda era su quanto siano Sì, frequentati sono e se frequentati ricevi e più come ci support. aspetteremmo più o meno, sinora sono state 1 migliaio di persone che li hanno frequentati. Sono maggioranza donne dell'ordine del 60%, maggioranza con più di 50 anni, moltissimi stranieri ovviamente, perché lo straniero residente a Roma che deve iscrivere il figlio a scuola, magari con difficoltà di lingua o magari difficoltà di burocratese, non solo di digital divide, forse fa fatica e quindi spesso viene nei punti Roma Facile per questo. Approfitto per segnalare che facciamo anche formazione all'interno dei punti Roma Facile. Sono momenti formativi sul digitale. Abbiamo fatto tre Coder Dojo all'interno di Roma Capitale, l'ultimo sul cyberbullismo proprio il giorno del Safer Internet Day, 6 di febbraio. È in quella direzione che dobbiamo lavorare, abbattere il divario digitale. Sono frequentati sì, per fortuna sì, da cittadini romani, anche da stranieri, come dicevo, ma da cittadine più che da cittadini. Un'altra cosa mi permetto di lanciare, se posso. Dicevo, i servizi sono online. Perché i romani non ne fruiscono? Si può fare un certificato anagrafico online. Il romano prende la macchina, inquina, consuma, si arrabbia, spende, fa la fila, occupa un dipendente comunale che è lì che potrebbe fare altro, perde tempo, anziché fartelo in pantofole a casa quando può, facciamoli da casa. Quelle cose che si possono fare online. Credo che sia una bella opportunità. Sì, io sono partito dalla pantofola sempre, insomma, viva la pigrizia, puntiamo sulla pigrizia come fattore di innovazione. Guarda, c'era in chat Flavia, nel momento in cui hai parlato della comunità interna degli innovatori mi è sembrato di intuire che ci fosse molta curiosità proprio come modalità di lavoro. Sembra una cosa anche abbastanza nuova, nel senso almeno io non avevo mai sentito parlare di questo modo di reclutare delle persone.
più sensibili, più in gamba, più formate, magari per loro storia personale, per loro competenze, su alcuni temi che magari di lavoro fanno altro. Sono arrivate più di qualche domanda. Qualcuno ti chiedeva se è conclamata, nel senso se è una comunità pubblica, se è disponibile, se è accessibile, se si conosce, oppure se ci sono delle idee, progetti specifici o come questa cosa può funzionare. Se puoi Non è raccontarcela un ancora attimo meglio, partita, la per ora è ringrazio. solo stata lanciata, quindi non ho i nomi. Credo che dovrò chiedere a loro se vorranno essere pubblicati, ma non vedo perché no, in realtà, ma insomma glielo chiederemo, perché non esiste ancora, quindi come comunità abbiamo soltanto fatto un atto in cui abbiamo deciso che la vorremmo fare, ma non c'è, in questo momento non esiste ancora la comunità interna, anche perché si passa dalla parte formativa e alcune di queste persone ovviamente potranno, se vorranno, anche essere formate. Salia, grazie Grazie a voi. mille, ti rinnovo i complimenti per il tuo lavoro e per il nuovo sito web. Chiederei a Ciro di iniziare a aprire la sua webcam, ancora grazie Flavia, a presto. Grazie ancora. Ciro, ti vedo, non ti... no, non ti vedo, non ti sento. Eccoti, puoi accennare una parola così so che il tuo microfono funziona? Ok, Ciro, noi non ti sentiamo. Perfetto, ti vediamo e ti mi sentiamo. senti? Senti? Ok, grazie a tutti voi dello staff di Formez, sono stato sempre un uditore, uno spettatore delle decine dei webinar del Formez su tutto ciò che è open data, il mondo dei dati, e quest'oggi mi si è offerta questa opportunità di narrare un'esperienza personale. Io sono Ciro Spataro, lavoro al Comune di Palermo, area servizi alla città, unità operativa transizione al digitale, la stessa dicitura che dà il CAD all'articolo 17. Oggi vi parlo di una esperienza in qualità in una doppia veste, dipendente del Comune di Palermo e membro della comunità Open Data Sicilia. Infatti potete vedere in questa prima slide, anziché due cuori e una capanna, un cuore e due capanne, quindi la capanna del Comune di Palermo è quella di Open Data Sicilia. Vi parlo di come l'amministrazione di Palermo o una parte dell'amministrazione comunale di Palermo ha interagito con questa comunità nel processo di apertura di se stessa e dei propri dati verso l'esterno, verso, diciamo, la società. Allora, in questa slide sintetizzo un po' quello che è successo dal 2003, fine del 2013 ad oggi. Abbiamo sette cittadini, alla fine del 2013 hanno condiviso un documento di linee guida in maniera volontaria, spontanea, si sono conosciuti in un Open Data Day del 2013 e da lì praticamente hanno cominciato a lavorare insieme. Queste linee guida sono state trasmesse all'amministrazione comunale che le ha portate in giunta, le ha approvate, sono diventate praticamente delle regole con le quali l'amministrazione comunale gestisce il processo di pubblicazione degli open data del Comune di Palermo. Al 2017 sono state rinnovate perché comunque erano uscite le linee guida nazionali dell'Agenzia per l'Italia Digitale per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e quindi le abbiamo aggiornate. Le abbiamo aggiornate sempre in maniera partecipata, cioè abbiamo messo praticamente un Google Doc online e abbiamo detto con un comunicato stampa sul portale istituzionale, là c'è il documento, chi lo vuole commentare, chi vuole apportare modifiche, e così è praticamente sono state aggiornate in maniera partecipata con gli strumenti digitali di un file sul cloud di Google. La nostra politica di apertura dei dati ha previsto anche dei momenti di incontro, le famose riunioni del team Open Data che sono previste dalle linee guida.
Il Team Open Data è previsto, la costituzione del Team Open Data è prevista anche nelle linee guida nazionali e da Palermo il team è composto dalle figure apicali, dirigenziali dell'amministrazione comunale, che però può capitare che magari non vengono, ma delegano il dipendente, quindi che è il referente, colui che lavora di più sui dati, il referente tematico o il referente tecnico. In questi incontri del team Open Data si respira una bella atmosfera perché sono incontri pubblici, quindi noi diamo la possibilità alla società civile, ai soggetti, ai cittadini che sono sensibili diciamo, sui dati e sulla cultura dei dati, di intervenire. E sono degli eventi partecipati, soprattutto l'ultimo che si è tenuto a dicembre del 2017, più o meno ne facciamo un paio all'anno. Quello del dicembre 2017 è stato molto partecipato, hanno partecipato per esempio consiglieri comunali oppure alcuni membri di un movimento politico e sono state le riunioni comunque molto proattive, molto propositive perché vengono proposte delle iniziative che poi nella maggior parte dei casi sono utili, noi dall'amministrazione comunale le condividiamo e quindi si portano avanti. E questo processo di partecipazione è un vero e proprio processo culturale perché c'è il dialogo, ci sono queste idee, queste proposte che vengono nella maggior parte dei casi condivise e questo genera fiducia, fiducia tra le parti. La comunità Open Data Sicilia, che è una comunità informale, che si frequenta per la maggior parte, diciamo, del tempo online, ma poi si vede 2 volte all'anno in 2 incontri, uno a giugno di 3 giorni e uno invernale di 1 giornata. Questa comunità, è molto attiva perché è rappresentata da diverse persone di diverse, estrazioni lavorative, quindi c'è gente che fa lavori diversi, ma tutti sono accomunati dalla passione per i dati, dalla competenza sui dati. Ci sono sviluppatori, ci sono analisti, ci sono statistici, ci sono dipendenti della pubblica amministrazione, ci sono anche privati. Ma tutti nel momento in cui si lavora a qualche progettino o qualche iniziativa, che in seguito vi faccio vedere nelle slide, e in quel momento non stiamo più vedendo che io sono dipendente pubblico e tu sei un privato, ma lavoriamo assieme per qualcosa di comune e quel qualcosa di comune ci rendiamo conto che è qualcosa di utile per la società. E ora, diciamo, vediamo insieme cosa viene prodotto da questa comunità. In questa slide, per esempio, vedete alcuni dei partecipanti, ma le freccette cadono su di me. È su un collega della Polizia Municipale. La Polizia Municipale è una delle aree dell'amministrazione comunale che negli ultimi 2 o 3 anni ha pubblicato una notevole quantità di dati sugli incidenti stradali, dati georiferiti, e quindi dati con i quali si possono realizzare delle mappe per capire fenomeni di maggiore concentrazione di incidenti in alcune aree della città, oppure per esempio dove la gente abbandona rifiuti ingombranti, oppure dove la gente abbandona cemento, amianto attività per la quale poi è prevista un'attività di bonifica. Tutti questi dati praticamente vengono in qualche maniera riusati e in queste occasioni degli incontri che facciamo a cura di Open Data Sicilia, l'ultimo l'abbiamo chiamato giugno del 2017 Open Data Fest, sono un momento in cui dipendenti del comune, ma anche di altre amministrazioni, perché partecipano persone da diverse parti d'Italia, anche di enti pubblici, addirittura abbiamo avuto negli ultimi 2 eventi anche Wendy Carrara, che è del portale europeo dei dati aperti. Uno dei maggiori punti di contatto tra l'amministrazione pubblica e le community attive sugli open data è proprio il riuso.
quando vengono pubblicati dei dati, si comincia a smanettare, come si, come ci piace dire a noi, sui dati. Questo, per esempio, che potete vedere, questo scorcio di mappa, ovviamente poi quando vi saranno condivise le slide, ci sono gli URL, potete andare direttamente sulla mappa interattiva. Questo straccio di mappa redatto da Gunther Richter, che è uno dei più bravi riutilizzatori di dati in Italia, ci dà la concentrazione dei voti espressi dai cittadini alle elezioni che si sono tenute a Palermo nel 2017 per il sindaco. Questi dati rappresentati con questi piccoli grafici nella geografia del territorio sono molto utili, soprattutto ai politici, per andarsi a contare i voti sul territorio e per capire dove sono i roccaforti della destra e della sinistra. Sono utili ai politici, ma sono utili anche ai cittadini per capire, io nel mio quartiere, ma che volontà di politica, qual è la sensibilità politica, in quale direzione va, verso quale partito va. Oppure, per esempio, un'altra mappa sempre di Gunther Richter, che a noi piace moltissimo, è questa dove abbiamo un layer, un livello che è la geografia del territorio, che potete vedere nella parte, diciamo, sottostante della mappa, e un altro livello è rappresentato da dei piccoli grafici. Qua abbiamo gli incidenti, noi possiamo vedere per le piccole porzioni di area di Palermo l'incidenza, qual è il numero di incidenti nelle diverse giornate della settimana. È chiaro che da questa mappa capiamo come in alcune aree non c'è nulla, come in alto a sinistra per esempio, e in questa parte centrale. Quindi queste mappe, viste così, non solo aiutano i cittadini a capire la concentrazione, ma anche aiutano la stessa polizia municipale, che effettua il controllo del territorio, che interviene durante, dopo gli incidenti, per capire qual è il fenomeno nel dettaglio, perché anche la polizia municipale che espone dati non li ha mai visti rappresentati in questa maniera. Quindi trae utilità dal riuso dei dati che la comunità fa, appunto, dei dati che essa stessa ha pubblicato. Quindi il riuso del dato è un punto di contatto tra la società e la pubblica amministrazione, ed è anche, come possiamo dire, un'opportunità di rendere la pubblica amministrazione diciamo riferibile, di renderla diciamo un soggetto sul quale si può fare affidamento in termini di erogazioni di informazioni, ecco. Questa, per esempio, è un altro tipo di riuso. Questi sono i dati della Protezione Civile, il piano di emergenza, che è stato pubblicato anni fa e che ci permette di individuare, sono stati pubblicati i dati geografici, i CEP file. Un nostro collega comunale, Giovan Battista Vitrano, produce delle mappe. In questo caso, questa mappa ci permette di capire qual è l'area di accoglienza della popolazione, quella di ammassamento dei materiali, e questa è una mappa che ogni cittadino dovrebbe conoscere, perché in caso di eventi calamitosi la gente si deve raccogliere in centri ben precisi che sono stati individuati dai piani di emergenza della Protezione Civile. Ora, pubblicare il riuso, quindi la mappa di queste informazioni, è utile all'amministrazione perché fa informe ai cittadini, ma è anche utile ai cittadini perché in caso di eventi calamitosi, diciamo, c'è una maggiore organizzazione delle operazioni anche per le forze di protezione civile.
Questa, per esempio, è un altro riuso di dati fatto sempre da Giovan Battista Vitrano, questo nostro collega del Comune di Palermo, che utilizzando in questo caso i dati di Copernicus, sono dati satellitari sulle aree percorse da incendi, ci permette di ruotare questa porzione di territorio, questa geografia, di ruotarla nelle tre dimensioni. E questo tipo di riuso è stato molto attenzionato, per esempio, dal corpo forestale della regione Sicilia, perché loro non avevano mai visionato questo tipo di rappresentazione di incendi sul territorio, ma l'avevano avuto sempre in 2D. Quindi questa tipologia di riuso permette di capire ancora di più l'impatto che un incendio ha avuto nelle diverse, diciamo, ai diversi altezze del territorio, dalla costa fino alla parte più alta della montagna. Un altro esempio di riuso che è stato che diventa qua in Sicilia molto popolare: la regione Sicilia pubblica dei dati sugli eventi culturali, eventi artistici, sportivi, pubblicano ogni giorno tantissimi eventi, e Andrea Poruso, che è uno dei membri più attivi di questa comunità, sia a livello regionale che comunque a livello nazionale, penso che non abbia neanche bisogno di presentazioni, ha interagito con chi pubblicava i dati e ha detto: guarda, se mettete un hashtag davanti il nome della località geografica, ci possiamo fare un buon riuso. E quindi da una ristrutturazione del modo di pubblicare i dati, che è stata accettata dai dipendenti della Regione Sicilia, Andrea Boruto è stato capace di creare una mappa con la rappresentazione degli eventi sul territorio che spariscono nel momento in cui la data passa, è passata, l'evento è passato, e nello stesso tempo c'è un bot, c'è un canale Telegram che informa, specifico, che informa su tutti gli eventi che sono in programmazione nel nostro territorio regionale. Questo è molto, può essere molto utile a turisti o anche ai locali che intendono fruire di questi eventi nel territorio. Un esempio di riuso molto utile: la Polizia Municipale pubblica i dati sugli eventi della mobilità, quindi incidenti, manifestazioni, chiusure per lavori stradali, e questi dati sono georreferenziati, quindi c'è un titolo, c'è un oggetto, c'è una descrizione, c'è latitudine e longitudine. Allora questo permette di andare a creare una mappa che quotidianamente si aggiorna con i nuovi eventi della mobilità, e ci permette di capire nel nostro tragitto casa lavoro, scuola lavoro, casa scuola, quali sono i punti che dobbiamo evitare, perché comunque c'è qualcosa che è accaduto là, e quindi lo sappiamo prima ed evitiamo. E quindi con Andrea Burruso e questo collega comunale, Giovan Battista Vitrano, abbiamo creato questa mappa che si aggiorna ogni giorno, alla mezzanotte viene ripulita e ricomincia il giorno dopo a ripopolarsi di dati. Una delle migliori invenzioni che ha fatto molto parlare in Italia è un'idea sempre di Andrea Burruso, è l'AlboCop. I comuni pubblicano gli albi pretori, ma spesso le informazioni negli albi pretori sono difficili da trovare nei siti web, e allora viene creato un canale Telegram che si alimenta da questi albi pretori. Questa invenzione dell'AlboCop ha permesso a molti cittadini di molti comuni di cominciare a incuriosirsi, a conoscere gli eventi, che l'attività dell'amministrazione comunale, informazioni che prima erano sconosciute al normale cittadino. Nel momento in cui aderisce al canale Telegram, che si alimenta con dalle informazioni dell'albo pretorio, a quel momento ti arrivano le notifiche su Telegram e tu conosci tutto ciò che avviene nel territorio in maniera facile, senza andare a cercarti nessun sito specifico in un browser di navigazione. Sempre sul riuso dei dati su Telegram, sull'applicazione di Telegram,
ci pensa Pier Sofficelli, un altro che in Italia non ha bisogno di presentazioni, e che è uno dei più attivi costruttori, generatori di bot Telegram, che attingono proprio agli open data della pubblica amministrazione. Ce n'è di tantissimi, su tantissimi argomenti, o per esempio il defibrillatore, dove si trova il defibrillatore nella tua città, oppure dove si trova la farmacia, dove si trovano in alcune città della Puglia, dove si trovano i siti accessibili e disabili, e tutto questo è stato possibile grazie a questo riuso degli open data che Piersoft fa, facendoli fruire attraverso l'applicazione di Telegram. Per quei dati che non sono pubblicati, ci pensano sempre i membri della comunità Open Data Sicilia. Per esempio, in questo caso, Giuseppe Ragusa e Giovanni Pirrotta hanno messo su una piattaforma che si chiama Foia Pop, prende il nome dal Foia, che è il Freedom of Information Act, è quella norma che consente a qualsiasi cittadino di chiedere dei dati, informazioni o documenti alla pubblica amministrazione che attualmente non sono pubblicati, anche se il cittadino non ha interesse specifico, un interesse legittimo ad avere quei dati. E quindi loro due hanno messo su un portale che, basandosi sulla banca dati di SIOPE, cioè le spese che sostengono le pubbliche amministrazioni, fanno generare un modulo per la richiesta dati che è agganciato a una determinata spesa. Quindi io vado a individuare sulla piattaforma Foia Pop, vado a individuare la tipologia di spesa che mi interessa conoscere del mio comune, esempio missioni degli amministratori oppure spese per la pubblica istruzione, per gli asili, eccetera, eccetera, e vado, e siccome non trovo nel sito del mio comune quelle informazioni, questa piattaforma mi consente di generare c'è un campo nome, email, testo, e mi consente di generare una richiesta che viene inviata all'ufficio relazioni col pubblico di quell'amministrazione. Quindi è un servizio per quelle persone che vogliono fruire di dati ma che non li trovano nei siti della pubblica amministrazione. Io fondamentalmente negli ultimi 5 anni ho cercato nell'ambito della mia amministrazione, del Comune di Palermo, di entrare a contatto con i colleghi degli altri uffici. Sono stati nominati 100 referenti open data negli uffici comunali. Quindi io ogni tanto, quasi ogni settimana, li vado a provare, vedo che dati hanno. Provvediamo insieme a vedere se ci sono da bonificare dei dataset, le famose, per intenderci, celle unite dei fogli Excel, molto, diciamo, un classico. E una volta bonificato il dataset e avuto l'autorizzazione del titolare della banca dati, che è il dirigente, provvediamo nella stessa seduta in cui ci incontriamo a pubblicarlo nel portale Open Data. Quindi è un confronto che si conclude la stessa giornata con la pubblicazione di un dataset. Il nostro obiettivo come amministrazione è domani di avere delle piattaforme, quelle che stiamo realizzando con i fondi del programma operativo nazionale Città Metropolitane, avere delle piattaforme che automaticamente espongono i dati con delle API. Entro il 2020 saranno realizzate queste piattaforme e sicuramente da quel momento saranno pubblicate un'enorme quantità di dati rispetto ad oggi. Ad oggi quindi c'è bisogno di questo lavoro più sociale, di rapporti personali tra i dipendenti negli uffici per stimolare il processo di pubblicazione. E poi mi sono detto anche che era giusto ed era utile fare un portale formativo, e quindi ho realizzato un portale di formazione sugli open data, dove la maggior parte dei contenuti sono comunque forniti dai membri di Open Data Sicilia o anche membri di altre comunità open data. Queste sono tutte le comunità open data in Italia, sia Spaghetti Open Data, Trentino Open Data, Open Data Calabria, Open Data Puglia, Sardini Open Data. Questa è una testimonianza che le comunità sono importanti, fanno un lavoro di pungolamento nei confronti dell'amministrazione comunale. E questi soggetti che lo fanno come, diciamo, come cittadini, come cittadinanza attiva,
svolgono un ruolo molto importante nel processo di apertura della pubblica amministrazione. Io ho voluto sintetizzare in questa slide che le innovazioni e i cambiamenti sono generati dalle azioni delle persone e non dagli uffici, non dalle PA. Sono le singole persone degli uffici che generano i cambiamenti all'interno della PA. E quando persone come me o per esempio il mio collega si rendono disponibili a ricevere questa conoscenza e questi consigli da esperti del mondo dei dati esterni come Piersoft, piuttosto che Davide Taibbi, piuttosto che Johnny Pirrotta, piuttosto che Andrea Borruso, allora si viene a generare questo clima di fiducia che accelera questo processo di miglioramento delle amministrazioni nella produzione e pubblicazione dei dati verso l'esterno. E io parlo per esperienza vissuta. Questo per me è una forma di open government a tutti gli effetti. Qua ho messo un po' di linkografia che potete visionare poi con calma su queste cose che vi ho raccontato, tutti questi bei prodotti che abbiamo realizzato. E per finire, voglio concludere con questa slide che credo sia, diciamo, simbolica di tutto quello che vi ho detto. Cioè, un mix di ingredienti. Qual è il mix di ingredienti per migliorare la politica di pubblicazione dei dati? Che poi è come fare open government. Partecipazione, accesso ai dati, fare community, riuso dei dati, confronto, partecipazione a queste riunioni del team Open Data, censire le buone prassi, vedere cosa ha fatto Open Data Sicilia e cercare di replicarlo anche in altri territori. Ecco, tutte queste attività, tutte queste azioni, che sono cose concrete, cose che già sono state fatte, non è pura teoria. Le mappe sono state fatte, i bot, i canali Telegram sono stati fatti, web service ne sono stati realizzati, quindi è tutta roba già realizzata. Tutto questo è utile per fare quello che io ho voluto qua, diciamo, definire come un real-time open government, proprio un governo aperto in tempo reale, ogni giorno. Non aspettiamo soltanto l'Open Data Day, non aspettiamo soltanto la settimana dell'amministrazione aperta, che oggi mi dà l'opportunità di parlare a tutti voi, ma facciamo queste cose, facciamole ogni giorno, interloquiamo con i dipendenti della pubblica amministrazione ogni giorno, troveremo quello che non vuole a che fare, non vuole avere a che fare con questi city hacker, con queste comunità, ma ne troveremo tanti altri che sono ben contenti e ben felici di migliorare le proprie competenze digitali, perché io negli ultimi 5 anni ho migliorato le mie competenze digitali grazie alla comunità Open Data Sicilia, grazie a tutti questi nomi che io ho censito qua. E questa è un'opportunità per dire grazie a tutte queste persone che mi hanno supportato. Grazie a te Ciro. Ve lo credo accennavo all'inizio di questo webinar, in realtà Ciro Spadaro è un dipendente pubblico rispetto al tema dell'open government, rispetto al tema dell'accountability, rispetto a quel ponte di collaborazione su cui Ciro adesso chiudeva la sua conclusione, la sua presentazione tra mondo della pubblica amministrazione e in questo caso i riutilizzatori e fruitori di dati. Ciro è una figura interessante perché tu sei un po' in mezzo, insomma, ti occupi di una cosa, ti occupi dell'altra ed è interessante proprio il modo in cui la restituisci. Guarda, è arrivata qualche domanda per te rispetto all'utilizzo del canale Telegram perché in molti casi si è scelto di utilizzare Telegram. Ho un'ipotesi per la risposta, ma che dici tu, Ciro, avete utilizzato Telegram perché a seguito di una riflessione? Allora, Telegram oggi è uno degli strumenti più semplici, più facili e più open, più aperti da poter utilizzare per trattare dati. Questa è, diciamo, una risposta che mi viene molto, molto spontanea. Ci sono sicuramente tanti altri strumenti, ci sono web service, ci sono strumenti, però la praticità di Telegram è che innanzitutto è un'app che, come può essere WhatsApp di messaggistica, ma rispetto a WhatsApp ha questa
a questo valore aggiunto di una facile interoperabilità con tante piattaforme, con i fogli di lavoro di Google su Google Drive, oppure con le ricette che si possono creare su If This Then That, che è una piattaforma di aggregazione di diversi servizi online. Quindi è una soluzione, Telegram è una soluzione molto facile, molto pratica, e che poi ce l'abbiamo comunque, ce la ritroviamo come app nei nostri dispositivi, quindi diciamo non dobbiamo né scaricare un'ulteriore applicazione, dobbiamo solo andare a cercare quel botto, quel canale nella barra di ricerca, ecco. Io credo che sia il caso di avviarci verso le conclusioni. Ringrazio Ciro, lo ringrazio con le parole di Flavio Marzano, cioè dell'elettrice intervento precedente, ma che mito è Ciro Spataro, prezioso come pochi. Davvero volevo... Lei è anche un mito per me. In una precedente, quando siamo visti una volta a Palermo, lei è venuta a Palermo per fare formazione su Open Data. Gli ho detto che quando lei parla è come, mi sembra di essere a un concerto degli U2, è una valanga, è una... E lei questo l'ha preso come un complimento che nessuno mai gli aveva fatto. Non, direi che non c'è conclusione migliore. Io di mestiere devo soltanto ricordarvi, ringraziare tutti i partecipanti per averci seguito oggi, ricordarvi che oggi è il penultimo giorno della settimana dell'amministrazione, o meglio, il terzo, quart'ultimo giorno dell'amministrazione aperta, ci sono ancora altri 3 giorni qui al fine settimana. In particolare noi organizziamo un webinar domani, sempre di questo ciclo, quindi sulla settimana dell'amministrazione aperta, sul tema dell'open government, della partecipazione, e vi ho appena messo il link qui in chat, invece il titolo non me lo ricordo, però lo riprendo di qui, si chiama Nuovo giornalismo pubblico e uso dei social media nella pubblica amministrazione. Se vi va ci trovate qui domani, stessa ora, stessa piattaforma, dalle 12 all'1:30. Mentre riguardo al webinar di oggi, come vi accennavo, ho concluso prima all'inizio di questo webinar, in questa pagina, vedete il link in basso, cioè la stessa pagina alla quale vi siete iscritti, già ci trovate, credo sì, le slide di tutti i relatori di oggi, e tra qualche ora ci troverete anche la registrazione integrale di questo webinar embeddata da YouTube. Io credo di avervi detto proprio tutto, vi ringrazio ancora una volta, ci vediamo se vi va domani qui ancora una volta per l'ultimo webinar della settimana dell'amministrazione aperta promosso da Formez PA. Grazie a tutti.